Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il conduttore Carlo Conti vuota il sacco sul proprio matrimonio. Ecco com'era prima di conoscere Francesca Vaccaro. Il mattatore fiorentino rappresenta da molti anni una certezza per i vertici di Viale Mazzini, e ha sancito il successo di molti format Rai. Da L'Eredità, al Festival di Sanremo, e da Miss Italia nel mondo, al Tale e Quale Show, Carlo Conti gode di autorevolezza e ampio seguito nel bel paese, e ha redatto un bilancio della sua vita e della sua carriera nel libro Si dice Babbo, edito da Mondadori. Il matrimonio con l'ex costumista Rai Francesca Vaccaro ha coronato inoltre la sua realizzazione emotiva. La coppia ha convolato a nozze nel 2012, dando in seguito i natali al figlio Matteo. Nel suo passato, però, Carlo Conti ha attraversato parecchie turbolenze emotive e sentimentali. Prima dell'incontro con l'attuale moglie, infatti, il conduttore si era cucito addosso la fama di Latin Lover. Carlo Conti a ruota libera sulla moglie. Le devo tutto. Nel suo libro Si dice Babbo, Carlo Conti ha dedicato un capitolo all'amata consorte, ammettendo: prima di conoscerla, ero malato di Don Giovannite. Quando l'ho conosciuta, l'insopprimibile desiderio di amare più donne possibili si è trasformato nell'aspirazione ad amarne una sola. E, possibilmente, per sempre. Possibilmente, lei. Carlo Conti ha inoltre aggiunto: per fortuna, la persona giusta era lì, di fronte a me. E mi amava nello stesso modo. Il matrimonio è stato una conseguenza naturale. Al mattino apro gli occhi, vedo Francesca, e sono felice. Le devo tutto. Il conduttore avrebbe quindi messo la testa a partito per amore, e sembra non pentirsi della sua redenzione sentimentale. Un amore esaltato anche dalla presenza del piccolo Matteo, Carlo Conti sul figlio, quel bisogno si è presentato. Il fatidico incontro con Francesca Vaccaro ha risvegliato in Carlo Conti un'inaspettata voglia di paternità. Ha infatti raccontato: per tanto tempo, non ho sentito il bisogno di sposarmi ed avere figli. Ma, appena quel bisogno si è presentato, è successo. Una bella fortuna. Un secondo figlio, se arriverà, ben venga. Quell'unico erede rappresenta per la celebre coppia motivo di orgoglio. E Carlo Conti ha asserito: è cresciuto tantissimo, ha gli stessi colori mediterranei, gli stessi colori miei e di Francesca. Virgolette punto. Carlo e Francesca volano solitamente sotto ai radar dei paparazzi, e tengono il loro ménage familiare al riparo dalle telecamere. Forse, è proprio questo il segreto per un happy ending, almeno, nel mondo dello spettacolo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen another man or seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.